Buonasera a tutti dal telegiornale di Canale 10. In 40.000, secondo gli organizzatori, meno per le forze dell'ordine. I lavoratori che oggi hanno sfilato per le vie del centro di Firenze in occasione della manifestazione per lo sciopero generale della CGIL, qualche disagio per il traffico in città, manifestazioni si sono tenute in tutte le città della Toscana. Il servizio di Micaela Barilari, vediamo. Siamo in 40.000, così dal palco di Piazza Santissima Annunziata a Firenze la CGIL esprime con i numeri la soddisfazione per la grande partecipazione alla manifestazione fiorentina nell'ambito dello sciopero generale nazionale che in Toscana ha visto iniziative in tutti i capoluoghi di provincia. Una manifestazione bellissima, un'adesione altissima, credo si debba essere soddisfatti, naturalmente questa è una tappa, è un passaggio. Poniamo problemi, vogliamo delle risposte. A sfilare per il centro di Firenze tante aziende del territorio, dai metalmeccanici ai lavoratori della scuola, a quelli del commercio e dell'agricoltura, ai pensionati. Noi siamo qui più che altro per difendere i posti di lavoro, non solo il nostro, che effettivamente è un'azienda che non ha crisi, però anche per i nostri figli in futuro. C'ho il cuore a pezzi perché comunque la scuola non ha più i servizi che aveva quando 10 anni fa ho iniziato. Non si compra più nulla. Una pensione che prima consentiva una vita dignitosa, adesso davvero siamo alla soglia della povertà. La grande distribuzione, le firme della moda e nomi simbolo della crisi come l'Eutelia. 1200 persone sospese dal lavoro in attesa del 31 marzo che ci sia l'udienza del Tribunale Fallimentare di Roma per decidere o il fallimento o la procedura di amministrazione controllata. Una politica economica più attenta ai problemi dell'occupazione, maggiore equità fiscale per lavoratori e pensionati, una reale accoglienza per i migranti e la difesa dell'articolo 18, questi temi al centro della protesta. E poi c'è la grande questione aperta dal decreto legge, dal disegno di legge sull'arbitrato. Secondo questo disegno di legge un lavoratore all'atto dell'assunzione può derogare a tutti i suoi diritti. E siccome è proprio l'assunzione, il momento in cui il lavoratore è più debole, si tratta di una norma sostanzialmente liberticida. A governo e a mondo imprenditoriale il sindacato chiede di fermare i licenziamenti e migliorare gli strumenti a sostegno di chi ha perso il lavoro. Prevedibili le critiche alla recente decisione di non allungare di 6 mesi il periodo di cassa integrazione ordinaria. Nel momento in cui ci sarebbe bisogno di un governo più vicino ai lavoratori, che insomma comprendesse le ragioni, il disagio, le sofferenze, il governo italiano non solo non promuove nulla per estendere le protezioni, ma si sta avventurando in una serie di decisioni che sono decisioni che vanno contro la parte più debole del paese. Problemi che pesano anche in Toscana, dove l'anno scorso sono diminuite le assunzioni e sono quadruplicate le ore di cassa integrazione. Naturalmente oggi non risolviamo i problemi, però diciamo fermare i licenziamenti, salvare gli impianti produttivi, sostenere il reddito di lavoratori e pensionati che stanno soffrendo e soprattutto regolarizzare anche i lavoratori immigrati che sono in tanti che lavorano e non hanno il permesso di soggiorno e vengono trattati da clandestini. E come vedete ora andiamo in redazione dove troviamo Susanna Bonfanti. Continuando a parlare di questo sciopero perché la Galleria degli Uffizi e la Galleria Palatina di Firenze oggi sono rimaste chiuse al pubblico e quanto risulta da fonti sindacali. Sempre secondo le stesse fonti gli altri musei statali dipendenti dalla sovrintendenza al polo museale di Firenze avrebbero tenuto regolarmente le loro attività. E adesso la cronaca, il barista di un circolo MCL è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale fiorentino di Careggi dopo essere stato aggredito e colpito con un oggetto contundente, forse a scopo di rapina. È successo ieri sera intorno alle 23 presso il circolo Everest al Galluzzo, un quartiere fiorentino. Inchiesta sui grandi eventi, interrogato nel carcere fiorentino di Sollicciano l'ex soprintendente delle opere pubbliche Fabio De Santis si è difeso, vediamo in questo servizio curato da Luca Lari i dettagli. Sono entrati nel carcere di Sollicciano verso le 12 due magistrati fiorentini che coordinano le indagini sui grandi eventi e sui presunti appalti pilotati, tra cui quello per la scuola marescialli dei carabinieri a Firenze. Da ieri pomeriggio infatti vi è rinchiuso l'ingegnere Fabio De Santis, ex provveditore per gli appalti pubblici della Toscana. I pubblici ministeri Giuseppina Mione e Luca Turco hanno condotto per circa 3 ore l'interrogatorio di De Santis che, come spiegano i suoi avvocati, ha risposto serenamente alle domande poste. Ci sono state tante domande da parte dei magistrati. L'ingegner De Santis ha risposto dando le giuste precisazioni, soprattutto tecniche. I magistrati
hanno fatto ulteriori domande, hanno avuto ulteriori risposte. Un interrogatorio complesso che ha spaziato su tutti i capi contenuti nell'ordinanza di arresto di De Santis. E l'ingegner De Santis ha dato precise spiegazioni illustrando chiaramente come sono andate le cose e le sue prese di posizione perché sono state fatte. Cioè ha illustrato, noi riteniamo da un punto di vista tecnico molto corretto, non solo la linea difensiva ma la realtà delle cose. Al vaglio della magistratura l'incarico stesso di De Santis a provveditore, per il quale non avrebbe neanche avuto i titoli necessari. Su questo si sono soffermati gli avvocati della difesa. Sono state spiegate in maniera tecnica le procedure, che purtroppo sono tecniche, per arrivare a determinate soluzioni amministrative. L'ingegnere è un ingegnere, quindi un tecnico, un esperto di una serie di questioni tecniche, che ha un curriculum tra l'altro eccezionale sia da questo punto di vista che dal punto di vista universitario, perché ha vinto anche dei concorsi come professore universitario. Quindi qui noi stiamo facendo un processo dove ci sono delle procedure che sono state seguite in maniera, noi riteniamo, estremamente corretta. L'accusa è di aver commesso degli atti contrari ai doveri dell'ufficio, di un ufficio dove ci sono molte questioni tecniche da risolvere che sono state illustrate dall'ingegnere in maniera, a nostro avviso, molto concreta. Anche la difesa di De Santis chiede il trasferimento dell'inchiesta dalla Procura di Firenze a quella di Roma. Intanto ecco come lo descrivono i suoi difensori dopo circa un mese di galera. Il morale della truppa è sempre alle stelle, però è ospite di un luogo che non è a meno. A questo punto dell'inchiesta c'è molta attesa per quanto dirà l'imprenditore fiorentino Riccardo Fusi ai magistrati mercoledì prossimo. L'ex presidente della Baldassini Tognozzi Pontello infatti sarebbe pronto a rispondere a tutte le domande degli inquirenti fiorentini sulla scuola Marescialli e non solo. A te Susanna. La cronaca ci porta a Cascina, in provincia di Pisa. Dopo la rapina in banca sono fuggiti su due auto, in una delle quali c'era una bambina di 6 mesi, figlia di una componente della banda, una ragazza rom poco più che ventenne. Nel seggiolino della piccola avevano nascosto una delle pistole usate per la rapina. I 4, 2 italiani e 2 rom, sono stati arrestati durante la fuga. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio. E ci sarebbe anche una violenza sessuale tentata nei confronti di una ragazza minore americana che aveva abusato di alcol, tra i motivi che hanno spinto il questore di Firenze Francesco Tagliente a sospendere la licenza al Cavalli Club in Piazza del Carmine. L'episodio sul quale sta indagando la squadra mobile della questura sarebbe avvenuto la notte dell'11 febbraio scorso. Tele, disegni, bozzetti rubati sono stati recuperati dalla polizia di Arezzo, tra le opere anche le tavole originali delle avventure di Pinocchio. Vediamo. L'operazione si intitola Pinocchio, ma non erano le bugie del famoso burattino di legno a dover essere smascherate, bensì i malviventi che avevano rubato ad Arezzo un anno fa le tavole originali del libro Le avventure di Pinocchio, realizzate dal maestro Wolfgang Peretti Poggi, in arte golpe custodite dall'editore Carlo Porciani. È stato grazie alle indagini della squadra mobile aretina se si è riusciti non solo ad individuare i responsabili, ma anche a ritrovare le tavole stesse assieme a migliaia di opere. Il ricettatore aveva cercato di far leva sull'attaccamento affettivo da parte dell'autore per farsi cedere i diritti. I poliziotti hanno seguito le tracce della trattativa, tra l'altro su una tavola della Fata Turchina, e alla fine, non certo grazie ad una magia del celebre personaggio femminile, ma all'acume investigativo dei poliziotti, si è risaliti ad un torinese ed assieme a lui è stato denunciato anche un lombardo, ritenuto uno dei massimi esperti di fumettistiche, che ha tentato di depistare le indagini. Assieme alle tavole di Pinocchio sono state ritrovate anche quelle del film La Rosa di Baghdad, del Don Chisciotte, della Divina Commedia, dei Tarocchi di Dante e dei Fedeli d'Amore, materiale inedito e di grande valore contenuto in 252 scatoloni. È stata importante la sinergia tra le parti offese e la Polizia di Stato, che ci ha permesso di individuare il sito dove i siti, perché sono ben 4 a Torino, dove tutto questo materiale di inestimabile valore artistico era stato stipato, e dopo ben 15 giorni di lavoro interi, dalla mattina alla sera, il personale della squadra mobile è riuscito a dividere tra tante cose le opere di proprietà appunto delle due parti offese. Siamo gratissimi dell'intervento appunto dei vari servizi di polizia, quello locale, quello di Bologna, quello della vostra città e quello di Torino. Abbiamo recuperato gran parte del materiale sottratto.
Andiamo a Rignano sull'Arno, nella provincia di Firenze, dove è stata scoperta una discarica abusiva con amianto. Francesca Venezia. La Guardia di Finanza di Pontassieve ha sequestrato un'area in cui erano stoccati 13.000 metri quadrati di onduline in Eternit contenenti amianto. Si tratta dell'ex stabilimento Fornace Montecchi di Rignano sull'Arno, in località Troghi, di proprietà della Luxor Immobiliare SRL, che ha sede a Calenzano, i cui due responsabili sono stati denunciati. Durante i controlli, svolti con personale dell'ARPAT, dell'ASL di Firenze e del Corpo Forestale dello Stato, le fiamme gialle hanno scoperto abbandonati nell'area sequestrata di circa 40.000 metri quadrati, circa 13.000 metri quadrati di onduline di Eternit, pannelli che facevano parte della copertura dello stabilimento, crollati, rotti e lesionati, in uno stato di degrado tale da consentire il rilascio di fibre di amianto, particolarmente dannose per la salute quando questo accade vicino ad insediamenti urbani e produttivi. All'interno dell'ex fornace c'era un deposito abusivo di rifiuti speciali di ogni tipo, anche pericolosi, oltre ad una cisterna di cemento fuori terra e a 4 serbatoi di oli minerali con residui di sostanze petrolifere. Una situazione che rappresenta un pericolo anche per l'inquinamento del ruscello Troghi, che poi confluisce in Arno. Importante incontro questa mattina a Prato fra l'ambasciatore cinese in Italia e il sindaco Roberto Cenni. Il servizio, vediamo. Condivisione di intenti. Potrebbe essere questo in sintesi il risultato dell'incontro che si è tenuto questa mattina a Prato fra l'ambasciatore della Repubblica Cinese in Italia, Sun Yuxi, ed il sindaco Roberto Cenni. Una condivisione che assume un peso specifico importante dopo il rischio di tensioni degli scorsi mesi. Parlando di legalità, l'ambasciatore ha invitato le comunità cinesi presenti sul territorio al rispetto delle leggi italiane. Ho trovato l'ambasciatore molto condiviso molto questo percorso da fare, perché l'importanza dei paesi Italia e Cina non può essere messa in discussione da fatti che possano avvenire in periferia. Per cui questa volontà di andare avanti e di risolvere il problema con l'attenzione del caso, perché sono problemi che riguardano a 360 gradi, dall'integrazione economica a quella sociale a quella della convivenza. Condivisa anche la possibilità dell'investimento cinese di capitali a Prato, confermata dall'ambasciatore. Questa è anche la strada che abbiamo condiviso all'interno della discussione di questo tavolo. Dovremmo fare poi i passi successivi e effettivamente ciascuno di noi cercare di andare in quella direzione. È un impegno che, almeno dalle parole dell'ambasciatore, in rappresentanza del governo cinese è ai massimi livelli. Per cui confidiamo che qualche passo in avanti ci siano oggi le premesse e le basi per poter crescere. Ma non mancano le polemiche, vero Susanna? È così Teresa, nella questione di Prato il lavoro deve essere comune, sbaglia chi vuole fare il solista e patrimonializzare il lavoro che è stato comune. Lo ha detto l'assessore regionale al sociale Gianni Salvadori commentando quanto avvenuto oggi durante la conferenza stampa del sindaco, della quale abbiamo appena visto. L'incredibile gazzarra inscenata dall'assessore regionale Salvadori davanti all'ambasciatore cinese a Prato dimostra un'irresponsabilità istituzionale senza precedenti. Ed è in spregio ad ogni regola diplomatica. Questo è affermato in una nota dal coordinatore provinciale del PDL a Prato, Riccardo Mazzoni. E oggi i radicali invece si sono occupati del carcere di Firenze di Sollicciano. Vediamo. Visita questa mattina al carcere fiorentino di Sollicciano da parte di una delegazione dei radicali, fra cui il candidato alla presidenza della regione toscana Alfonso De Virgilis. Ormai endemico il sovraffollamento di questo penitenziario. Sono in totale detenuti a Sollicciano 955 detenuti, di cui 856 uomini e 99 le donne. Ricordo che la capienza regolamentare è di 521 e 829 quella tollerabile. Il conto è fatto perché 521 era in base alla costruzione delle celle da 1 e da 2. La tollerabile è perché le celle si trasformavano da 3 a 5, quelle che tenevano 1, cioè progettate per 1 diventavano per 3 e quelle da 2 che diventano per 5. E appunto, siamo fuori pure ovviamente da questi calcoli. De Virgilis durante la visita ha conversato con alcuni detenuti. È strano che dentro un carcere mi sia sentito parlare di lavoro e poi parlando col comandante mi sia sentito dire sì, è giusto, ma non ci sono i soldi per organizzare il lavoro. Ecco,
questa è qualcosa. Vi lascio allo sport, buona serata a tutti, arrivederci.